si sapeva che c'era stato lo sciopero degli sceneggiatori americani e che quindi non sarebbe uscito il prodotto di punta, che è quello che ha risollevato le sorti dell'estate del 2023 e che ha contribuito a lanciare un trend fortemente positivo. Si poteva sicuramente pensare a una politica di sostegno del cinema italiano e del cinema europeo, evitando il grande bluff del Cinema Revolution del 2024, e quindi pensare che queste risorse potessero essere messe in un momento diverso, molto delicato, che da febbraio in poi ci vede letteralmente piangere. E ripeto, piangere, perché quando noi vediamo che la media per sala di certi film è di 800-900 euro, ditemi voi come fa una sala a essere sostenibile dal punto di vista dei costi. Noi dobbiamo guardare in faccia la realtà. Probabilmente, ripeto, c'è una situazione tale per cui non si comprende l'emergenza, soprattutto al sud, di una situazione che ha visto letteralmente gli imprenditori farsi in quattro per riuscire a tenere su il rapporto con il pubblico, che però in un momento in cui c'era bisogno di un sostegno, di promozione, di interventi, siamo stati lasciati soli. La verità è questa. Cos'è andare al cinema in Sicilia adesso? Andare al cinema in Sicilia rimane un'esperienza lasciata all'iniziativa coraggiosa, e qualcuno sostiene visionaria, dei singoli imprenditori, che nonostante tutti gli sforzi e in totale assenza di misure regionali di supporto, non riescono a fare fronte alla ripresa, naturalmente dopo gli interventi del post-Covid. Non si riesce a fare fronte alla ripresa e ovviamente non si riesce a colmare il gap in termini di presenze e in termini di incassi con la media nazionale.